Ciao ragazzi, eccovi tornati a Polo Aventure. Oggi faremo un video su Sissa, un piccolo paese della Bassa Palmense che è tra il Taro e il Po. Andiamola a visitare! Storia! Questa è la razza di Sissa, dei Conti Terzi. Ora vi parlerò di due persone. Otto Paolo Terzi era uno della famiglia Terzi. È stato ricordato per la sua crudeltà. Fu ucciso a tradimento. Fu decapitato e smembrato. Vittoria, Terzi e Morello, un poveretto, si amavano tanto. La famiglia Terzi disse: no, no, voi non vi potete innamorare. Allora Morello il giorno dopo fece puff, non si seppe più niente. Invece Vittoria fu mandata in un convento e diventò suora. Nelle notti più tempestose si dice che in questa rocca si sentono i lamenti di Vittoria e di Morello, che si cercano ancora. Questa è la montagnola di Sissa. In realtà è un frigo della famiglia Terzi, dove ci metteva la neve d'inverno e conservavano il cibo tutto l'anno. Personaggio famoso è Italo Ferrari, uno dei burattinai più conosciuti al mondo, che ha inventato Barniocla. La sua famiglia è una famiglia di burattinai, molto famosa. Un altro personaggio famoso è Francesco Scaramuzza, che è ricordato perché è un grandissimo pittore. Sapete una cosa? Riusciva a parlare con Dante, che peccato che fosse già morto. E praticamente ha disegnato attraverso Dante, che gli descriveva, i disegni dell'inferno, del purgatorio e del paradiso. Luoghi da visitare. Siamo nel Parco Boschi Maria Luigia, con un tipico ambiente fluviale padano. Come vedete è un'area attrezzata per il tempo libero. Alle mie spalle c'è il Po, ci troviamo tra Coltaro e Torricella. Vicino c'è un porto turistico regionale di Torricella. Ci troviamo anche a Mignazzo, dall'altra parte del Taro c'è Rocca Bianca. Prima di questo ponte, nel 1930, c'era il traghettamento a corda. Poi venne costruito questo ponte, il Ponte del Diavolo, perché malgrado tutti i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, non è mai stato colpito. Ecco, questa è la fornace dove ci si facevano i mattoni. Preservare il dialetto è molto importante perché caratterizza il posto in cui viene parlato. Ci credete che da questa sponda all'altra si parlano due diversi dialetti? Sono simili, ma non uguali. Frase devo andare, qui si dice ago dander, di là agu dander. Ora vi dico la parola lepre, qui levra. Di là le vuol. Capite perché è così importante il dialetto? Grazie Patrizia della Proloco per avermi spiegato tutte queste cose. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia insegnato qualcosa. Al prossimo video, ciao! Chissà, forse Morello e Vittoria ci stanno già osservando.